Non sapete dove andare? Non sapete cosa fare? Su, venite via con noi per il mondo di antieroi, dove anime dannate mai saranno perdonate. Qui, con tanto presidio, pronte a darci il loro ausilio, certamente faremo, sbagliare non potremo. Ma se per salire al cielo noi vorremmo con gran zelo, alla Vergine chiediamo poi di prenderci per mano. Dante insieme a Virgilio varca la porta dell'inferno, incuriositi dalla folla di anime che si para davanti a loro, si avvicinano. Una volta oltrepassata la porta, si trovano davanti a un fiume nero, come la pece solcato da una barca in legno infernale, come il suo conducente. Ehi, padrone, guarda che arriva! Oh, oh! Ehi tu, canottiera rossa, vattene subito, ti spezzo le ossa! Oh, caro timonio, trasportaci con la tua imperfezione, per non farti finire nel fiume dell'eterna dannazione. Chi ti ha mandato qua, uomo vivo? Sono qua perché Dio ha deciso di farmi compiere un viaggio attraverso questo luogo di anime perdute. La mia amata Beatrice mi ha mandato Virgilio, la mia guida. Non vi farò mai attraversare questo fiume maledetto se non avrete un biglietto. Facci passare, ti converrà, o Dio ti condannerà. Facci passare, anima impura, se no io andrò in sciagura. Padrone, lasci passare questa persona innocente, che ti prego un accidente! Stai zitto, dannato, o ti lascio a pietà! Caro Dante, lascia stare, con quello demonio non si può ragionare. Prendiamo un'altra barca, che questo tempo giungerà. Alla fine Dante e Virgilio oltrepassano lo stesso il fiume, prendendo probabilmente un'altra barca. Siamo nel secondo cerchio dell'inferno. Usciti dal libro, Dante e Virgilio entrano nel secondo cerchio dell'inferno. Sulla soglia incontrano Minosse, che alla vista di Dante lo apostrofa con durezza e gli dice che uscire dall'inferno non è facile come entrarci. La storia continua. Che buio infernale! Vorrei proprio capire dove ci troviamo. Virgilio, chi sono quelle anime schierate? Sono tutti lussuriosi, morti violentemente. Dice Cleopatra, da quella parte invece di Dione. E ancora più dietro, Semiramide. Guarda là, due anime accoppiate. Sì, Dante, sono Paolo e Francesca, invitali a parlare. Come vi chiamate, o anime dannate? Salve, io sono Francesca, nata a Ravenna e legata al mio amore eterno Paolo. Fummo entrambi assassinati da mio marito Gianciotto, che è atteso nella zona caina del nono cerchio, dove giustamente si trovano i traditori dei parenti. A che cosa pensi, Dante? Sono colpito dal desiderio amoroso di questi dannati. Francesca, raccontami com'è iniziata la vostra relazione. È molto doloroso ricordare i bei momenti quando sei nella miseria, ma se proprio vuoi che ti racconti, lo farò. Io e Paolo stavamo leggendo un libro che parlava di Lancillotto e Ginevra e più volte la lettura ci portava a incrociare lo sguardo, facendoci impallidire. Quando sul libro leggemmo la parte in cui Lancillotto e Ginevra si baciano, appassionatamente, ci baciamo anche noi e smettemmo di leggere. Mi pare una bellissima storia d'amore. Paolo resta in silenzio e piange. Dante è sopraffatto dal turbamento e sviene ai piedi di Virgilio. Ci troviamo all'ingresso del secondo girone del settimo cerchio, nella selva dei Sicili. Non era ancora di là nessuno arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco, che da un neo sentiero era segnato. Dante e Virgilio si trovano all'ingresso della selva dei Sicili. Non fronda verde, ma di color fosco. Non rami schietti, ma nodosi e involti. Non pomi, vera, ma stecchi con tosco. I due si addentrarono nella selva e Dante all'improvviso sente delle voci provenienti dal bosco. Virgilio gli consiglia così di spezzare un ramo da un albero dal quale iniziano ad uscire sangue e alcune parole. Perché mi spezzi? Non hai alcuno spirito di pietà? Dante Alighieri, uomo mandato da Dio, ti ha spezzato un ramo per avere prova delle mie parole. Dopo poco tempo i due poeti vedono arrivare da lontano uno stormo di arpie, cioè esseri mostruosi con la testa da donna e il corpo da volatile. I tre non hanno fatto in tempo a cacciarle che una di loro si avvicina e comincia a parlare. Noi vogliamo di qua e di là, rovini ancora di vita, noi siamo tutte mastute, facciamo di voi la pasta e su te.
Ciao, noi ce ne andiamo. La situazione sta diventando pericolosa. Passiamo al prossimo step. La Tia se ne va via finalmente ridacchiando e con fare maleducato. I due poeti attraversano l'intera selva e arrivano al girone successivo. Dante arriva al terzo girone del settimo cerchio dell'inferno. È l'alba del 9 aprile e Dante e Virgilio stanno procedendo lungo un argine del Flegetonte, quando Dante scorge un gruppo di dannati. Virgilio gli spiega che sono i sodomiti. Durante la vita offesero e maledirono Dio e in inferno sono costretti a correre immersi nella sabbia ardente, colpiti da una pioggia di fuoco. Un dannato si avvicina e gli tira il lembo. Dante lo guarda e lo riconosce, nonostante il viso bruciato. Maestro, Dante, come mai sei finito in questo buco di sofferenza e tristezza? Ho molto peccato, figliuolo. E tu, perché sei nell'inferno? Sei mica morto? No, maestro, sono in viaggio per volere di colui che può tutto. Il mio cammino ha avuto inizio quando il 7 aprile mi sono perso in una selva oscura e all'alba ho incontrato Virgilio, che è stato mandato con guida da Beatrice per condurmi in questo luogo di perdizione. Posso tardare per parlare con il mio maestro? Mi dispiace, ma dobbiamo andare avanti nel nostro cammino. Tranquillo, Virgilio, vi seguirò. Dopotutto non posso fermarmi. Firenze è diventata una grande voragine nella quale l'odio si è riversato su tutta la città. Sì, hai ragione. Firenze è diventata una mela mangia assieme ai suoi abitanti, uomini avari che hanno brama di ricchezza, potere e desiderosi solo di guerra, che discendono da Firenze, mentre tu, Dante, con le tue gesta ricordi gli antichi romani. Sai che cosa succederà in futuro? Nel futuro verrai tradito da un personaggio molto importante e tutto l'odio tra le due fazioni di Firenze si riverserà su di te, costringendoti a lasciare e dimenticare per sempre il luogo in cui sei nato. Affronterò il futuro e quello che comporta. Grazie per avermi avvisato. Sei sempre stato molto saggio e benevolo e finché io vivrò tu sarai ricordato. Dante, vorrei stare ancora a parlare, ma devo seguire i miei compagni di sventura. Dante e Brunetto si salutano e ognuno prende la sua strada. Dante e Virgilio si trovano nella seconda zona del nono cerchio dell'inferno, in cui i dannati sono imprigionati nel ghiaccio. Dante e Virgilio cercano di comprendere la situazione e si accorgono di un signore, Conte Volino, che è intento a divorare la testa del suo vicino, proprio nel punto in cui il cervello si unisce al midollo spinale. Si tratta dell'arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini, colpevole di averlo fatto imprigionare e morire insieme ai suoi figli. Dante gli chiede il motivo di tutto questo odio e perché si trova all'interno. Quindi Conte Volino si comincia a raccontare la sua vicenda di dolore e sofferenza. Avviciniamoci un po', intravedo due teste laggiù. Un cannibale? Orrore! Preferirei stare lontano. Mi sembra che si pulisca la bocca insanguinata con i capelli di un crepe rosicchiato. Su Dante, fatti coraggio e ascoltiamo la storia di quest'anima imprigionata nel ghiaccio. E tu, infelice, raccontaci. Perché ricordare tutti quegli episodi così tristi? Le mie parole si mescheranno le lacrime. Non lo farò solo per procurare infamia dell'essere che mi avrebbe tradito. Voglio vendetta! Stai divorando la testa? Sì, è il mio acerrimo nemico, l'arcivescovo Ruggeri, che è incarcerato con l'inganno me, i miei figli e i due nipoti, che ci ha lasciato senza cibo perché mi accusava di tradimento. Se rivale così a tanto, il digiuno ci ha ridotto a pelle e ossa e ci ha tolto l'uso della ragione. Povero padre, ti ho detto io ci vado dei nostri corpi. Almeno tu avresti potuto salvarti. Invece il vostro sacrificio non è servito a nulla. Io ho lasciato il numero del cervello mio amico. Quanto lo odio. Dante dice che non ha più bisogno che il Conte Godino gli parli. Gli dice anche che provvederà a far conoscere il suo destino ultraterreno a chi è in vita. Dante giunge nel nono cerchio dove sono puniti i traditori, all'ingresso della quarta zona di Cocito. Questa
volta trova il personaggio più orribile dell'inferno. Ovvero io. È bruttissimo. Com'è che sei qua, visto che non hai peccati e sei un uomo vivo? Devo risalire l'inferno per arrivare al paradiso e vedere la mia amata Beatrice. Meglio che te la scordi la tua amata Beatrice, perché non la rivedrai mai più. Perché dovrei credere alle tue menzogne? Sei solo un bugiardo. Un giorno rimpiangerai quello che hai appena detto, perché sarai tu ad inchinarti a me e non oserai aprire bocca. Io non mi chinerò mai a te, dico mai. Se mai tornerò in questo orrido posto, sarà solo per dirti in faccia che ho raggiunto la luce. È tardi. Dobbiamo affrettarci per risalire all'inferno e arrivare alla montagna del Purgatorio. Seguimi e fra poco rivedremo Beatrice. Spero di rivederti presto, per assaporarti. Io invece spero di non rivederti mai più. Addio! Sono al paradiso, all'Empireo, davanti alla Candida Rosa. Dante è arrivato al decimo e ultimo cielo della Terra, dove c'è Dio, i cori angelici e la Candida Rosa dei Beati. Dante viene accompagnato da Beatrice fino all'Empireo, poi trova San Bernardo, che lo accompagna fino alla Candida Rosa dei Beati. Qui il santo recita la preghiera alla Vergine affinché quest'ultima interceda presso Dio per permettere a Dante di vederne il volto illuminante. Cara Beatrice, il viaggio è stato lungo, ma ti ho tenuti tutto il tempo nel mio cuore. Grazie Dante, io ti accompagnerò fino all'Empireo, dopo seguirai San Bernardo. Cara Beatrice, ti ricordo ancora così, tanto gentile e tanto onesta padre, la donna mia quando è là mi saluta. Con mia lingua deve tremando muta e gli occhi non ardiscono di guardare. Oh Dante, ho sempre portato nel mio cuore le tue parole, i tuoi sguardi. Adesso devo lasciarti nelle mani di San Bernardo. Buon viaggio Dante caro. Ora caro Dante pronuncerò la preghiera alla Vergine affinché la interceda perché tu possa vedere Dio. Grazie mille. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. A questo punto il cielo si apre e appare davanti a Dante San Cerchi, la Trinità. Caro Dante, com'è andato il viaggio? Il viaggio è stato duro, ma ho tenuto Beatrice nel mio cuore per tutto il tempo. Scusa Dio, ti volevo chiedere perché nel mondo c'è così tanto male. Dante, io posso indicare la strada giusta ad ogni persona, ma sta a lui decidere se seguirlo oppure no. Pensi che in futuro ci sarà meno malvagità? Io non posso dirtelo, non posso svelarti il futuro che non mi coinvolge, ma so che se la gente seguirà la mia parola, il futuro ormai scomparirà quasi completamente. Dante si trova davanti alla luce divina e vede anche lì il mistero della Trinità. Dante riconosce la propria incapacità a comprendere il mistero dell'incarnazione del divino nell'umano e si perde in questo mistero, fino a quando la sua mente viene colpita da un lampo. Ecco, il viaggio è terminato, dove Dante Dio ha incontrato. Qui si è perso nel suo amore, che dell'universo è il motore. Cosa abbiamo noi imparato? Una lingua ci ha lasciato. Un pensiero assai complesso, valido allora come adesso.